È arrivato il momento di svapare. Svapo web. Intanto la FLC CGIL sta organizzando una serie di assemblee nei territori. Abbiamo iniziato con Lioni, continuiamo in Valle Caudina, Ariano Irpino, in sostanza in ognuno dei punti dove c'è un nostro punto di consulenza ci rivolgiamo tanto a coloro che già insegnano, personale precario, quanto ai docenti laureati per cercare di svolgere una funzione che è propria del sindacato, prima della mobilitazione, insomma l'informazione. L'oggetto in particolare delle nostre assemblee è il nuovo sistema di reclutamento. Tanto quello che riguarda i docenti che già lavorano in quanto precari e quindi la fase di stabilizzazione del personale precario, quanto la nuova procedura di reclutamento che riguarda i nuovi concorsi che sono aperti non più soltanto agli abilitati ma anche a coloro che sono semplicemente laureati. Nel complesso questa nuova normativa è una delle attuazioni anche delle deleghe della 107 che hanno degli elementi problematici molto rilevanti. In particolare però l'unico elemento positivo di questa nuova procedura riguarda sicuramente il personale tanto delle seconde fasce, quindi già abilitati, quanto il personale che ha compiuto 36 mesi di servizio, perché saranno progressivamente stabilizzati a governo presente, poi non sappiamo che cosa succederà con il nuovo governo. Però intanto noi riteniamo di dover informare gli interessati e li accompagneremo tanto nei nostri sportelli di consulenza quanto con la nostra associazione di formazione che proteo fare sapere nella preparazione della fase concorsuale. È importantissimo la presenza del sindacato in vari luoghi, tra cui San Martino. Facciamo queste assemblee perché la riforma della scuola incide tantissimo sulle aspettative di giovani laureati e giovani diplomati, perché le riforme sono state tali e tante, e ancor di più le ultime che vedranno praticamente le persone, anche se vincitrici di concorso, dovranno fare corsi tirocinanti all'interno delle scuole. Per noi è importante aggregare, spiegare, unire un mondo frastagliato come attualmente l'Italia, come attualmente anche l'Irpinia, e quindi le nostre assemblee pubbliche mirano a rendere le persone coscienti e consapevoli per poter svolgere un loro ruolo nella società del futuro. Abbiamo accolto con grande interesse e novità l'idea della FLC di aprire a San Martino Valle Caudina un punto informativo. Anzi, li ringraziamo di aver scelto proprio San Martino come punto di riferimento per il mondo della scuola in Valle Caudina. E siamo lieti e soddisfatti di poter qui ospitare, proprio nella sala consiliare, una iniziativa informativa per tutti coloro i quali si affacciano al mondo dell'insegnamento, per tutti coloro i quali cercano di entrare nel mondo della conoscenza, della ricerca e dell'insegnamento attraverso il concorso che si terrà a breve. Quindi questa è una di prime, di tante iniziative che saranno poi, che la CGIL terrà qui a San Martino Valle Caudina.